Altra importante testimonianza legata al Premio Nazionale Borsellino a Marina di Città Sant'Angelo Taglio del Nastro per inaugurare il murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, i due magistrati che hanno rivoluzionato la lotta alla mafia e proprio per questo assassinati 30 anni fa da Cosa Nostra. L'appuntamento è stato preceduto da un incontro con gli alunni della scuola primaria Fernando Fabiani, un modo per continuare a riflettere sul fatto che la legalità è innanzitutto un luogo della coscienza collettiva da tramandare soprattutto e più giovani. Presenti diverse autorità. Sentiamo il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo e il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti. Prefetto, quanto è importante parlare di legalità ai piccolini, ai più piccoli? È fondamentale coinvolgerli da subito su questo tema, soprattutto è fondamentale ricordare due figure come Falcone e Borsellino che costituiscono non solo degli eroi nella lotta alla mafia ma anche delle figure di riferimento per l'identità del nostro paese. Sindaco Perazzetti, una giornata sicuramente importante per la comunità voluta questa giornata, no? Sì, un valore che si aggiunge e che vuole rappresentare per non solo come murales ma un valore aggiunto per le scuole del nostro territorio. Parte così un progetto per valorizzare anche a livello artistico i grandi personaggi della nostra nazione. Abbiamo iniziato con i due eroi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e vogliamo proseguire così per arricchire il nostro territorio, per ricordare soprattutto la genia da dove veniamo come nazione. Quei murales da chi sono stati realizzati? Andrea Ranieri, un artista abruzzese che abbiamo conosciuto già in altre opere che arricchiscono la provincia di Pescara. Gli ho voluto dare questa sfida, lui l'ha accolta immediatamente insieme all'architetto De Luca che ha sposato e si è emozionato durante tutta quanta l'evoluzione del progetto. Oggi vediamo questa opera che non è soltanto un'opera d'arte ma va a riqualificare un quartiere. E poi la testimonianza del generale dei carabinieri Angelo Pellegrini, che ha lavorato 5 anni con il pool di magistrati di cui facevano parte anche Borsellino e Falcone. La mafia c'è ancora? La mafia c'è ancora, chiaramente non spara, perché non gli conviene sparare, perché ha capito che quando si spara si mettono le bombe, a un certo punto tutte le persone incominciano e le autorità sono obbligate anche perché la popolazione è sana, la popolazione è sana, a volte subisce, sopporta e si rassegna alla presenza della mafia, però c'è tanta popolazione sana, noi dobbiamo dire a Palermo quando fu ucciso dalla chiesa venne fuori quel cartello, questa è veramente la fine di coloro che sono uomini onesti e quindi la mafia di questa ha paura, ha paura di perdere il credito e bisogna dire la verità che l'omicidio di Falcone e l'omicidio di Borsellino hanno consentito alle popolazioni di risvegliarsi e di capire che cos'è veramente la mafia. E quindi ci sono stati tanti di quei movimenti che adesso se ne parla liberamente, prima non se ne parlava, insomma se ne parla su tutto il territorio nazionale e se ne parla anche all'estero. Dobbiamo sempre parlarne sui giornali, in televisione e tutto, perché non dobbiamo dimenticarci che la mafia c'è e continua a esistere. La cerimonia di consegna dei premi, trasmessa in diretta TV su Rete 8, ci sarà dopodomani, 28 ottobre, alle 10 al Teatro Flaiano di Pescara. 4 le sezioni premiate per il giornalismo, riconoscimento al nostro direttore Carmine Perantuono.